Buongiorno a tutti, fino a quando? La prima l'abbiamo fatta, poi a loro. Noi innanzitutto vi portiamo i saluti. La delegazione del Comune di Cassano, composta dall'assessore alle politiche sociali Elisa Fasanella e dalla consigliere di maggioranza Carmen Gaudiano, delegata alla sanità, oggi per la raccolta pro-Ucraina si è portata alla scuola elementare di Via Siena nell'ambito del centro storico di Cassano per incontrare i ragazzi che con tanta generosità, tanta sensibilità e tanta solidarietà hanno conferito dei doni per i loro bambini, per i coetanei dell'Ucraina. Raccogliete il vice dirigente Sarubbo. Sì, certo. Siamo orgogliosi di voi. Non ci aspettavamo sicuramente la vostra risposta fosse così praticamente piena di entusiasmo. Sono felice che praticamente avete tenuto conto che di là ci sono dei bimbi come voi che soffrono e che praticamente con il vostro cuoricino gli mandate tante emozioni e tante sensazioni positive affinché praticamente pure loro possano avere il beneficio del dono della serenità che non hanno e che hanno perduto per, diciamo, cause non volute dalla maggior parte delle persone. E quindi grazie di cuore veramente. Bravo, siete stati grandi. Della scuola primaria Plesso Giuseppe Conte via Siena vogliamo ringraziare l'assessore Anna Maria Bianchi e l'amministrazione comunale per averci dato la possibilità di partecipare alla raccolta pro Ucraina che in questo momento sta vivendo una terribile situazione legata alla guerra. Siamo stati contentissimi di partecipare standovi vicino con piccole azioni e doni che per noi sono minime ma per loro sono fondamentali. Tutti noi bambini. Tutti noi bambini quotidianamente li ricordiamo con riflessioni, lavori nelle classi in favore della pace e auguriamo loro al più presto un ritorno alla serenità. Si alzi forte in tutta la terra il grido della pace, Papa Francesco. L'unità. L'unica guerra che tutti dobbiamo combattere è quella contro il male, Papa Francesco. Io penso che la pace sia una cosa bella, ma non sempre c'è la pace, come sta succedendo in Ucraina. I bambini dell'Ucraina stanno soffrendo per la guerra, sono costretti a scappare dalla loro terra. Stanno morendo di fame per questa guerra, li mangiano in fuga, poco cibo e giochi per pagarsi. Spero che il nostro contributo arrivi presto per dargli un pizzico di serenità in questo brutto momento. Io penso che la pace sia davvero importante. Quest'anno è iniziata la guerra tra la Russia e l'Ucraina. Le persone ucraine stanno tanto soffrendo per questa situazione. Ci sono bambini senza genitori perché sono morti e viceversa. Con i bombardamenti ci sono palazzi, case e strutture tutte distrutte. Le persone stanno nei sotterranei per proteggersi dai bombardamenti. Quindi spero che questa guerra finisca e ritorni la pace tra i due popoli. Noi stiamo aiutando l'Ucraina e gli stiamo dando dei giochi e cose da mangiare. Stop alla guerra e viva la pace! Io penso che la pace sia una cosa fantastica. Ci sono bambini che stanno scappando dall'Ucraina perché la Russia continua a bombardare. Oggi siamo qui per portare un po' di serenità ai bimbi come noi, che avevano tutto e ora non hanno niente. Si stanno sacrificando in un
il nome di una guerra senza senso e noi bimbi speriamo con tutto il cuore che con l'arrivo della Santa Pasqua tutto questo finisca e arrivi la tanto e sperata pace. La pace ci unisce, la pace dovrebbe esistere in tutto il mondo. Se restiamo uniti e solidali, come oggi, il mondo sarà sicuramente un posto migliore e non ci saranno più guerre e odio fra popoli, causate dall'egoismo dell'uomo e dalla voglia di materialismo. Rendiamo il mondo migliore insieme. Che hanno partecipato alla raccolta pro Ucraina, cioè l'assessore alle politiche sociali Elisa Fasanella, il consigliere di maggioranza Carlo Di Cappiano, abbiamo il professore Vincenzo Saruto che rappresenta un po' l'istituto comprensivo. Professore, come hanno partecipato i ragazzi a questo appello pro i ragazzi dell'Ucraina? È stata veramente una bella iniziativa, sono stati dei momenti molto belli. L'amministrazione ci ha proposto questo, diciamo, raccolto di fondi per essere vicina al popolo ucraino. Noi prima di ci sollecitare a portare qualcosa di materiale, i giochi, tutto ciò che può servire ai ragazzi, alle famiglie che stanno vivendo questa tragedia in Ucraina, abbiamo sensibilizzato i ragazzi, abbiamo colto l'occasione, avevamo già iniziato a fare, a riflettere, a proporre riflessioni sull'argomento guerra, sui dolori del mondo in generale, perché adesso stiamo vivendo questa tragedia della guerra in Europa. Abbiamo vissuto, del popolo, abbiamo vissuto da poco, stiamo ancora uscendo dalla pandemia, che comunque i ragazzi hanno subito tanto nella loro vita sociale e altro. E abbiamo l'occasione, lo facciamo sempre, sui dolori del mondo, che non sono iniziati adesso con questa guerra, sono purtroppo presenti in tante aree del mondo, non solo in Europa. Abbiamo cercato di sensibilizzarli ad essere a relazionarsi con le culture diverse, a capire l'importanza della pace, delle relazioni civili, personali, fra persone e fra nazioni. Abbiamo cercato di inserire proprio il concetto di tabù della guerra. Loro noi grandi a volte pensiamo che loro certe immagini si sfuggono ai ragazzi, invece abbiamo potuto registrare che sono molto attenti e sono colpiti da quell'immagine forte della guerra. Tanto è vero che poi la loro partecipazione è stata proprio, diciamo, anche commovente, perché noi avevamo proposto, mi permetto di dire, di non gravare molto sulle famiglie, di dare un segnale di solidarietà, di vicinanza, senza dover. Invece sono stati proprio partecipi, si sono privati di alcuni, molti giochi loro, indumenti nuovi, che ha portato qualcosa di genere alimentare e l'ha portato in maniera proprio, cioè, presente. Con molta solidarietà. E ringrazio di nuovo l'amministrazione. So che abbiamo fatto tante iniziative in questo paese, abbiamo fatto in tutte le scuole, l'hanno fatto anche altre associazioni, la Chiesa, la Caritas. Spero che la guerra finisca presto. Noi ci auguriamo, abbiamo mandato un messaggio di augurio per questa Pasqua, sulle parole di Papa Francesco, che questa guerra possa finire al più presto. Se dovesse continuare, io spero che il nostro comune, ma penso lo farà sicuramente, si apra in maniera ampia, partecipi all'accoglienza dei eventuali profughi che vorranno venire dalla nostra parte. La scuola già sta provvedendo, stiamo già ragionando per un'eventuale inclusione scolastica, che probabilmente, speriamo di no, che tutto si fermi, che tutto ritorni come prima, ma se ci dovesse essere bisogno di un'accoglienza dei ragazzi in ambito scolastico, la scuola di Cassano, tutto l'istituto comprensivo e penso anche gli altri istituti delle altre frazioni sono pronti. E i ragazzi soprattutto sono prontissimi, con il loro cuore enorme che hanno dimostrato di avere in questo momento.
Bene, e Cassano si riconferma sempre, lo abbiamo già detto in più occasioni, come una cittadina dell'accoglienza. Consigliere Carmen, che impressione avete avuto questa mattina nell'imbattarvi con questa realtà scolastica? È una bellissima, diciamo, impressione, perché i bimbi sono stati tutti partecipi e, come potete vedere, praticamente sono protagonisti di questa situazione. Noi siamo felici di aver incluso il mondo scuola nella nostra programmazione per quanto riguarda praticamente le iniziative rivolte al mondo ucraino, e abbiamo avuto una bellissima risposta, e in questo l'amministrazione ringrazia sia i dirigenti scolastici ma anche tutto il personale che si è dedicato, che si è fatto portavoce, che ha sprecato energie per sensibilizzare questi ragazzi che di per sé avevano delle buonissime intenzioni e che hanno sviluppato insieme praticamente ai loro responsabili, in un certo senso. Quindi siamo orgogliosi di avere questa nuova generazione che è attiva e che è presente sulle varie problematiche che gli si sono presentati, purtroppo. Non dimentichiamo che in realtà noi veniamo fuori da una pandemia e che non abbiamo fatto in tempo neanche a realizzare che praticamente dovremmo essere in una coda, ma allo stesso tempo ci siamo imbattuti in questa situazione che è una tragedia mondiale, non esclusivamente europea. Dico europea perché praticamente ce l'abbiamo vicina e le altre guerre sono sempre state molto lontano da noi. Quindi grazie veramente. E all'appello lanciato dall'amministrazione comunale, come sentivamo poc'anzi, ha risposto la scuola, hanno risposto di riflesso le famiglie, certo. I ragazzi in prima persona. Un successo, assessore Patanella, questa iniziativa targata amministrazione guidata dal sindaco Albasi. Sì, questa mattina siamo qui insieme, sono accompagnata dalla consigliere Gaudiano, siamo nelle scuole di via Siena, e dove abbiamo portato i saluti del sindaco Giovanni Papasso, che per impegni già presi istituzionali non poteva essere presente più con noi stamattina. Siamo partiti da Cassano, siamo stati all'Attughelle, siamo stati nelle scuole di Sibari, nelle scuole di Doria, siamo ritornati a Cassano e saremo anche all'Auropoli. Il tour continua e ogni volta che entriamo nelle scuole, nei nostri cuori arrivano sentimenti di emozione bella, vera. I bambini che sono presi, che hanno capito il messaggio, il problema della guerra e le frasi di pace. C'è stata una bella emozione e tutti questi sentimenti, e ringraziamo le famiglie, i bambini, le maestre che sono veramente impegnati per questa raccolta che abbiamo suggerito nelle scuole. E noi ne siamo veramente felici e, come diceva la dottoressa Gaudiano, ne siamo orgogliosi. Bene. Quindi tutti hanno concorso a questo momento con grande trasporto, grande partecipazione, grande generosità, grande spirito di solidarietà verso una tragedia che sta interessando due nazioni, ma che sta interessando il mondo intero, e che tutti auspicano che finisca al più presto e che la pace ritorni un po' tra queste nazioni e che nel mondo intero.